Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi leggiamo le note di classe più assurde. E beh, io non l'ho lette, se voi mi chiederete, ma scusa, com'è che l'hai messa? Me l'ha messa la regia, che appunto qui c'è la regia. E allora, seguitemi su Instagram, Snapchat, lasciate un like, iscrivetevi al canale e iniziamo col video. Andiamo con il primo. Allora, comunque... Non dirò, insomma, proprio il nome completo dell'alunno, ma dirò la sua iniziale anche perché non c'è scritto. Allora, C disturba la lezione dando testate al muro. Il senso. Allora. Ma scusa, magari prendi un tuo compagno, gli prendi la capoccia e gliela sbatacchi. Forse è più da deficit, da geni, lasciamo stare. Andiamo con la seconda. Allora, l'alunno B, però peccato che non c'era la prima. L'alunno B e l'alunno... scusate, sto leggendo a cacchio. E l'alunna V continuano a farmi complimenti sul mio nuovo taglio di capelli, nonostante io... sia calvo. Cioè, mamma mia, vabbè, allora, il mio giudizio non ha senso. Andiamo con la terza. Allora, che cavolo. Allora, la classe viene colta da ratus animaleschi al rientro della ricreazione e si esibisce in versi di giungla. Madonna. Potevano fare, se ci invitavano pure gli animali, potevano fare il giungla party, era perfetto. Allora, adesso siamo alla 5, sì, il 5 si fa così, così. Se prendete lezioni da me siete dei grandi geni, ve lo dico, ve lo assicuro. Allora, l'alunno giustifica l'assenza del giorno precedente scrivendo, credevo fosse domenica. Complimenti per le tue idee, anche io l'avrei fatto, proprio tale e quale a te. Ah, ma oggi è sabato. Scusa, io starei così. No! Ma che cacchio poi? Questa è la 6. Andiamo avanti. Lasciamo stare. Allora, si espelle dall'aula l'alunna M. Ilaria perché ossessivamente offesa la compagna sabatino domenica, chiamandola weekend. Ciao Maria, io esco. Tralasciando il fatto che io ho detto ciao Maria, io esco, ma in realtà si dice Maria, io esco. E io, vabbè, ho detto ciao così per bellezza. E quindi si fanno le tappe. Comunque questa cioè, è la regia qui sotto. Oh, regia, ma che cacchio stai? Io un attimo non respiro. Allora, continuiamo. Bene. Andiamo con, non mi ricordo il numero, però fa niente. Allora, l'alunno... Ah, qua c'è il nome, però è cancellato. Vabbè. L'alunno MA motiva il ritardo di stamattina attribuendo la colpa al suo gallo, colpevole di non aver cantato. Zio, esistono, cioè, le sveglie. Oh, cacchio, non c'è. Forse mi servirebbe un gallo. Allora, che sto facendo? Andiamo avanti. L'alunno GF, all'avvio dello svolgimento delle lezioni, si chiude nell'armadietto e esce dopo 30 minuti esclamando Italia 1! Io, no, io non farei così. No, tranquilli, me ne vado solamente perché... Cioè... Italia 1! Mentre stavo provando questa scena qui di Italia 1, tipo sono rimasto bloccato nell'armadio, ma...
Andiamo avanti. Allora, aspetta, sto, mi sono perso il conto. Ah, no. Per festeggiare la sufficienza in arte, LS, spara un fumogeno dalla finestra dell'aula. Ma no, ma spara direttamente una granata oppure altre cose? Cioè, madonna, su un fumogeno. Allora, andiamo avanti. RP si autoestrae un dente nell'ora di filosofia, madonna. Allora, no. Devi fare così. Prendi un arco, te l'agganci al dente, lo fai così e lo spari verso la maestra. Così è perfetto. Okay. Regia! Andiamo con, credo, l'ultima. Boh, facciamo così. Oh, mi rilassa il braccio. Figo. Allora, l'auto della professoressa di storia è bersaglio degli spunti di... No, degli spuntini. Se la magna. Vabbè, degli sputi di FS. Ah, ma perché? Sai perché? Mo' ho capito perché. Perché gli costava troppo la messa all'autolavaggio. Allora gli ha chiesto: scusa, non è che mi fai un lavaggio pulito? E quello era felice di insomma. Vabbè, faccio pena, lasciamo stare. Alla conclusione. Io mi fido di voi. Cerchiamo di arrivare a 15 like. Dai, non è difficile. Dai, sto aspettando. Mettete giù il pollicino in su. Così diventa blu.